Ce la farà il ministro Patrizio Bianchi a condurre in porto entro la fine di giugno la riforma del reclutamento dei docenti e del loro sviluppo di carriera? Dalle prime avvisaglie si direbbe di no. Pochi giorni fa, infatti, il ministro ha presentato la sua proposta alle forze politiche e alle organizzazioni sindacali, riscuotendo pochissimi consensi e molte perplessità, se non addirittura posizioni contrarie. Secondo Bianchi, la riforma va fatta assolutamente entro fine giugno, come da accordi già presi con l'Unione Europea. Il mancato rispetto di questo termine potrebbe persino mettere a rischio l'erogazione dei fondi del PNRR riferiti alla scuola. Il fatto è che per rispettare i termini bisognerebbe ricorrere ad un decreto-legge ed è proprio questo che non piace alle forze politiche, che chiedono invece tempi distesi che possano garantire un confronto più articolato. In estrema sintesi, la riforma prevede due percorsi diversi per i neolaureati e per i precari che hanno già 36 mesi di servizio. Per i neolaureati sarà necessario un apposito corso universitario per conseguire 60 CFU con prova finale per arrivare poi alla abilitazione. Successivamente si potrà accedere al concorso per entrare in ruolo. I precari storici invece potranno accedere direttamente al concorso, seguito da un corso universitario per ottenere 30 CFU. Per la verità, però, la parte più controversa del decreto presentato dal ministro Bianchi è quello che riguarda la carriera docente, carriera che dovrebbe essere legata anche alla partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione. L'ipotesi potrebbe essere quella di mantenere ferma l'attuale progressione stipendiale legata all'anzianità di servizio, prevedendo però accelerazioni o passaggi anticipati allo scaglione superiore in relazione alla formazione svolta. I sindacati hanno già detto chiaramente che la proposta è irricevibile, in quanto la progressione stipendiale è materia squisitamente contrattuale e non può essere demandata ad un decreto-legge. Ma c'è anche un'altra questione più complessa. Secondo la proposta presentata dal ministro, la formazione, per essere considerata valida, deve avere ricadute sui livelli di apprendimento degli allievi. E questo appare davvero difficile, se non addirittura impossibile da verificare e misurare in modo attendibile. La sensazione è che, per il momento almeno, questa parte del decreto potrebbe essere accantonata in modo da concentrarsi unicamente sul tema del reclutamento. Su questo tema noi continueremo a tenervi informati su questo canale, ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Voi continuate a seguirci, a scriverci, a mandarci le vostre lettere, i vostri commenti. Ne daremo conto come di consueto.